Ieri sera all'improvviso mi arriva una notifica da parte di OneFootball con su scritto: il Perù rischia l'eliminazione dai mondiali, l'Italia torna a sperare. Ho guardato quella notifica sbigottito, sono andato a cercare l'articolo ed effettivamente qualcosa in ballo c'è. Ma vi vado a spiegare esattamente che cosa è successo. Bisogna ammettere che l'ipotesi è veramente molto remota, però è sicuramente molto suggestiva. Secondo la stampa peruviana, infatti, la Blanchiroja guidata da Ricardo Garreca potrebbe rischiare effettivamente l'esclusione dai mondiali del 2018. Come mai? Beh, tutto questo a causa di una proposta di legge del governo peruviano, in base alla quale la Federcalcio peruviana dovrebbe passare sotto il controllo di un organismo statale, un vincolo vietato dal regolamento della FIFA. E quindi in quel caso, se la proposta di legge dovesse effettivamente diventare legge, la FIFA, secondo il suo regolamento, dovrebbe escludere il Perù dai mondiali. Tutto questo riaprirebbe alcuni scenari, ad esempio il famosissimo articolo 7, per cui una nazione, per qualsiasi motivo, che sia esso politico, sociale, debba poi rinunciare quindi a partecipare ai mondiali, la FIFA deve poi scegliere quale squadra di quelle escluse debba prendere il suo posto. Per cui, ripeto, spetta alla FIFA la decisione. E se voi foste la FIFA, chi scegliereste? Italia, Cile, Olanda, USA? Molto probabilmente se la giocherebbero, secondo il mio punto di vista, Cile e Italia. Per certi versi, molto probabilmente, se fosse così, il Cile avrebbe molte più possibilità di essere annessa e quindi di essere ripescata al mondiale del 2018, perché magari escludendo un'americana la FIFA sceglierà di far partecipare un'altra squadra del Sud America. E anche perché il Cile, essendo la squadra detentrice delle due ultime Coppe America, avrebbe molto probabilmente più diritto dell'Italia. E anche perché, se andiamo a vedere il ranking della FIFA, il Cile si trova in nona posizione, mentre invece l'Italia addirittura in quindicesima, sotto il Galles. Quindi se dovesse accadere, sarebbe sicuramente più giusto far passare il Cile. Ma se andiamo a prendere il video sul ripeschitari dell'altra volta, capite bene che, secondo la FIFA, l'Italia non qualificata ai mondiali vuol dire avere un deficit economico enorme. E quindi credo che eventualmente, sempre per ipotesi, quelli della FIFA potrebbero pensare più al grande soldo che alla cosa giusta. Secondo il mio punto di vista sarebbe più giusto ovviamente ripescare il Cile eventualmente. Ma cacchio ragazzi, siamo italiani, perché non sperare? Ed è per questo motivo quindi che rinnoviamo il ripeschitali ragazzi. Forza, quest'hashtag deve arrivare fin lì. Così che eventualmente, se mai dovesse davvero passare questa legge, quindi il Perù dovesse essere escluso dai mondiali, quelli della FIFA avrebbero da pensare se effettivamente gli convenga di più che venga qualificata l'Italia o il Cile, o che poi, se dobbiamo andare di proposte, allora facciamo sì che venga instaurato un bello spareggio. Partita secca, Italia-Cile. Chi vince prende il posto del Perù. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Fatemi sapere in un commento qui sotto e mi raccomando, condividete questo video sempre con l'hashtag ripeschitali. Grazie mille per aver visto questo video, ragazzi. Un saluto, ciao da Papyrus e cerchiamo di far sì che questa maglia possa effettivamente diventare un giorno la maglia del Mondiale di Russia del 2018.